Di nuovo la Roma è questa, questa è la Roma. Oggi siamo sul rush della velocità, però la sintesi è il dono prezioso dei nostri ospiti, dei nostri amici e delle nostre amiche. Allora, sentiamo che ne pensa della Roma la nostra carissima amica, nonché opinionista di ferro e fuoco, Gloria Vaida. Buon pomeriggio a te, come stai, Gloria? Buon pomeriggio a te Roberto, buon pomeriggio a tutti, bene, bene, anche tu stai bene? Sì, ci proviamo tra un raffreddore e un altro perché una volta fa caldo, una volta fa freddo, una volta c'è un Ah tasso di mamma, umidità che sfiora il 94% qui a Roma, per cui. inizi presto, cioè comincia adesso a settembre, quando arriveremo a marzo sarai morto. Non lo so, beh, vabbè, oddio, mi hanno detto che sono più pericoloso da morto che da vivo, per cui ne prendo atto, Ecco. apposta. Poi magari a chi mi è simpatico, magari come te, mentre dormi ti do il terno da giocare Bravo, su no, mi Roma. devi dare la sestina La per sestina. superare la lotto. Quale eterno? Ormai eterno, una volta era Una eterno, volta, adesso oggi si supera prendono le la briciole. Magari ti do la cinquina secca su Roma, sull'otto magari. lotto. Ah, sì, ok, E beh, con 10 centesimi si portano a casa una bella valanga di soldi. Ah, pensa. dimenticavo, attenzione, sulle grandi vincite dei giochi, lo Stato italiano si permette di prenderti il 12%. Auguri. Stop, Beh. perché poi diventiamo, mannaggia, diventiamo proprio E elettrici. lasciamo stare la politica, Allora, ti prego, parliamo parliamo d'altro, d'altro. parliamo della Allora, Roma. rientriamo in Coppa dei Campioni. Karabag Roma, mamma mia, non lo so neanche pronunciare troppe Sì, volte. ah. Una bella partita? No, però servivano i 3 punti, no, Gloria? Guarda, se la Roma vince tutte le partite così, ma chi se ne frega, a me non mi interessa. Oddio, nel senso. Come spettatrice, come tifosa, mi piacerebbe vedere sempre la Roma giocare benissimo, no bene, benissimo. Però alla fine della fiera dico, non mi importa, l'importante è che la Roma vinca. Certo che c'è da fare dei piccoli aggiustamenti nella fase difensiva soprattutto, c'è da sistemare ancora qualcosina, però... Siamo sulla buona strada, tutto sommato, E io direi proprio di sì. no? Oh, nella gara di Coppa a Gonalons, che cosa è accaduto? Perché questo è un giocatore di alto spessore che ha fatto fiumi di partite in Europa. Non è il ragazzino di 20 anni che potrebbe entrare in crisi momentanea, però non ha reso No, secondo quello che doveva sì. rendere. Ma io guarda, io credo che lui fa come calciatore ancora bene, non l'ho inquadrato, no? Però quello che io posso dire è che fa uno sporco lavoro, fa un lavoro sotterraneo, no? Che magari non si evidenzia perché magari, che ne so, non è come Dzeko o il Shaarawy che prende e tira e fa gol, capito? Quindi già ti viene più facile ricordarti, no? Come calciatore. Ma lui invece fa un lavoro, insomma, di fino. Fa comunque aiuta la squadra, sale, scende, per cui ecco, magari no, non lo inquadri subito come Certo. calciatore, però una giornata no, Può capitare, però dici? può capitare a tutti, insomma, a quante gliene abbiamo abbonate a Zego E di giornate aiosa, no. è vero, aiosa, Allora, aiosa, e aiosa. allora. Oh, invece la conferma, semmai ci doveva essere, di Pellegrini. Pellegrini sembra che abbia sempre giocato nel centrocampo della Roma. È uno dei Sì. No, nostri, nel senso che non ha sofferto il passaggio dal Sassuolo alla Roma. beh, questo determina anche il fatto, può essere anche una cosa caratteriale e soprattutto per il fatto che ha come allenatore, un allenatore che lui conosce molto bene, quindi è più semplice per lui, no? Però sì, in effetti si è subito adattato. Adattato anche molto bene, è entrato bene Nei meccanismi di nei difensiva. meccanismi, nel gioco, insomma, della Roma. Quindi questo mi fa ben sperare per il futuro, ecco. Oh, anche se il lasso di tempo è troppo poco per esprimere un giudizio definitivo, è meglio la Roma di Di Francesco rispetto a quella di Spalletti? Oppure calmi, tranquilli, piedi per terra? Sono due Rome diverse. Anche perché nella Roma di Spalletti, anche della
primo anno di Spalletti c'era anche un certo Francesco Totti, insomma. Quindi c'è una sono due Rome diverse. Allora, se tu mi facessi la domanda di Francesco, secondo te è l'allenatore giusto per Roma, io ti avrei risposto no, perché io come allenatore lo conosco solo, lo conoscevo tramite il Sassuolo, cioè quando la Roma incontrava il Sassuolo, punto. Se tu mi chiedi qual è l'allenatore giusto secondo te per la Roma, io ti farei due nomi che non potrebbero venire mai a Roma, uno è Mourinho e l'altro è Ancelotti, che adesso è rimasto però, senza squadra, però sì, lo so, ma ormai. Però la cosa che di Francesco mi dà, come posso dirti, io mi sono data un tempo, voglio aspettare l'inizio di gennaio per poi pronunciarmi in maniera definitiva su Francesco, di Francesco. Perché gli voglio dare tempo per mettere insieme tutte le sue idee. Per il momento posso solo dire che Di Francesco ha un modulo di gioco per 4-3-3, no? Però è una persona che quando capisce che la squadra in quel modulo sta soffrendo, fa fatica, tutto, allora è sempre lì pronto a fare un cambio e a cambiare anche modulo, cosa che non accadeva con Rudy Garcia. Rudy Garcia era un 4-3-3 fisso della serie palla a Gervinho e s'abbracciamo e non cambiava mai modulo. Invece Di Francesco ha l'intelligenza di dire ok, così non funziona, cambiamo, ok? In più, come valore aggiunto di Francesco, ha anche il fatto che conosce benissimo l'ambiente Roma, perché lui è stato anche un calciatore della Roma, certo. Ma rispetto sia a Garcia che a Spalletti, ci prende di più con le sostituzioni o mi sbaglio? Di Francesco? Sì, Eusebio Di Francesco. Secondo me capisce quando è il momento di sostituire dei giocatori e rispetto a Spalletti... Ma lo sai cosa c'è? Dimmi. Secondo me perché Spalletti come rosa era un po' limitata all'epoca di Spalletti, cioè l'anno scorso. Ma Di Francesco diciamo che non è proprio perfetta la rosa, però diciamo che insomma gli dà più opportunità, no? E la fortuna di Francesco è stato il fatto che è rientrato Florenzi. Quando tu c'hai un Florenzi in campo, che è un po' il jolly, no? Perché lo puoi mettere terzino, lo puoi mettere al centrocampo. Quindi già ti dà una mano, no? Perché se tu hai un Florenzi, diciamo che sta recuperando molto bene, no? Anzi, sembra neanche che è stato fuori quasi 2 anni, vogliamo dire. Non sembra che sia stato così tanto tempo, è vero. Un po' come Strootman, no? E se guardiamo queste cose... Florenzi una mano grandissima di Francesco che la dà. Secondo me la sua non è fortuna nei cambi, è proprio conoscenza delle capacità del giocatore che va a togliere o di quella che va a mettere, nel senso che se pensa che ha fatto uscire, non mi ricordo chi, l'ultima partita, mi sembra... Oh, non me lo ricordo, che c'è proprio un vuoto di memoria, però ha fatto entrare Shaarawy in 3 minuti, no? E poi non ha fatto giocare N'Golan perché doveva riposarsi, anche perché non scordiamoci che noi ci abbiamo adesso un girone di 3 fuoco. Competizioni. Sì, avremo delle partite di fuoco in campionato e in Coppa dei Campioni. Per cui sta centellinando i giocatori che per lui sono fondamentali per il suo gioco, per il suo schema, li fa riposare quando non servono, perché comunque ha dei validi sostituti. Certo. Per cui
diciamo che io non la chiamerei fortuna, è studio accurato, io lo chiamerei studio uno studio accurato. Accurato di chi è in campo, di chi lui allena, e sa che quel giocatore può dare, se togli Nengolan e metti un altro, se Nengolan dà 100 e l'altro dà 80, forse è meglio far riposare Nengolan, che ci serve poi per affrontare delle partite importanti. Cioè praticamente è l'attuazione di un progetto che poi può finire bene, non può finire bene, ma questo ce lo dovranno dire le partite in corso, chiaramente. Certo, le partite che si faranno in questo rush finale. Oggi purtroppo abbiamo i tempi tecnici molto tiranni, sì, non ti preoccupare. No, per carità, un altro momento più estesamente, perché il prossimo venerdì, pure che non c'è campionato, forse andiamo in onda lo stesso, per cui lì magari ci sbizzarriamo leggermente di più. Milan-Roma, okay. Partita difficile, ormai, siccome il Milan è pezzi, nonostante no. Come no? Non c'è il Milan. No, lascia sta cosa, perché con noi abbiamo una fortuna come i cani in chiesa, lascia perdere, perché la Roma è capace di riuscire pure i morti. No, non andiamo lì con la sicurezza dei tre punti, no, andiamo lì. Cioè, io mi fido della mia squadra. Non temo nessun avversario, però riporto rispetto. Quello sempre, per cui, logico, no? Per cui io non dico ora il Milan non è più concreto come lo era stato magari lo scorso anno, gli anni precedenti, però non diciamo sicuramente che la partita con il Milan sarà una passeggiata di salute, perché se andiamo là con questa mentalità, andiamo in campo, soprattutto i giocatori, con questo pensiero che il Milan non è concentrato, non ha buoni giocatori, non fa un bel gioco e tutto quanto, e la prendono con calma, con tranquillità, allora lì sì che ci massacreranno. Andiamo lì con la consapevolezza di essere una squadra forte, sì, ma che si deve battere per prendersi i tre punti, e deve giocare bene come sa giocare, deve mettere il Milan alla stessa stregua delle altre partite che ha giocato e che ha vinto. Ma né più e né meno. Questo Milan, in conclusione, lo dobbiamo temere anche perché ha Vincenzo Montella come allenatore, che ci conosce abbastanza bene, o non c'entra nulla il fatto che Montella sia l'allenatore del Milan? Non è vero, perché Montella è stato allenatore anche di altre squadre che hanno giocato contro la Roma, e la Roma comunque ha vinto. Quindi non significa nulla quello, secondo me non significa nulla. Perché ormai è passato troppo tempo dal Montella ma romano. No, romanista, perché comunque non è per quello, perché lui fondamentalmente dentro di sé ancora è romanista, no? Però lì c'aveva un ruolo diverso, nel senso che oltre a essere stato anche un calciatore della Roma, ha vinto lo scudetto con la Roma, anche allenatore della Roma, però i tempi sono cambiati tanti giocatori nel frattempo, e lui ha allenato altre squadre con le quali noi abbiamo giocato e abbiamo vinto, quindi ecco, forse più Spalletti, diciamo, può essere un problema, no? Sì, in effetti sì. Poi lo è stato, perché è andato via da poco meno di 4 mesi, 5 mesi. Sembra quindi un'eternità, già... ma è pochissimo il tempo, è vero. E quindi lui già ci conosce meglio, no? Insomma. Tornando su Milan-Roma, potrebbe essere la partita veramente bella di El Shaarawy? Visto che poi Perotti mancherà, e mancherà purtroppo anche... questo è De Frel, ecco, De Frel mancherà anche contro il Napoli. La lesione purtroppo ha bisogno di giorni di recupero, la lesione di De Frel, Perotti invece solo 7 giorni. Mancando Perotti, gioca El Shaarawy, è sicuro, è tranquillo. Guarda, io El Shaarawy... la cosa che mi dispiace è che Shaarawy viene sempre sottovalutato, anche dagli allenatori della Roma, Spalletti in primis. Invece io credo che Shaarawy abbia delle potenzialità che ancora non sono state tirate fuori, nessuno è stato capace di tirarle fuori. Io punto molto su El Shaarawy per due motivi. Il primo te l'ho detto, nel senso che secondo me c'ha delle potenzialità, è un talento che deve essere curato e aiutato a tirar fuori. E la seconda è perché ci sono i mondiali il prossimo anno,
e lui si deve mettere in mostra per andare con Ventura in nazionale. Quindi secondo me è proprio il momento giusto per poterlo far giocare più spesso, perché lui ci metterebbe, se ci mette giocando con la Roma normalmente il 100%, se sa che Ventura sta lì a guardarlo e che c'è la possibilità che venga convocato per i mondiali, non darà solo il 100%, darà il 180%, e questo lo fa sì a livello egoistico per se stesso, perché vuole andare ai mondiali, ma lo fa anche e soprattutto per la Roma, perché se noi abbiamo un giocatore che si dà tutto, sì, e ci fa una bella partita, magari segna pure, è un valore aggiunto anche per la Roma, certo, capito? Che potremmo trovare pure durante... Non lo sottovalutiamo. No, no, potremmo averlo utile per il futuro del campionato e della Coppa dei Campioni, pensa un po'. Cioè, ma sì, essere... perché ha bisogno di mettersi in luce proprio perché ci sono, è giovane e quindi può giocare in nazionale, e per giocare in nazionale si sa che l'allenatore, il tecnico della nazionale prende sempre comunque i più bravi, i più talentuosi, e quindi lui vuole avere il passaporto per andarsene in Russia, insomma, no? Beh, almeno il quello, biglietto aereo. Tanto quindi, dopo i mondiali ci lascia, però almeno ci porta in Russia, se non altro, Chi è che ci lascia? No, ci lascia perché se ne va a vita ultraterrena, ci lascia dopo i mondiali il signor Ventura, a meno che... Ah, non... ma chi se ne frega, ma che me frega, Cioè, poi parleremo venerdì prossimo, che siamo liberi dalle gacci, parleremo un attimo anche di questa nazionale che è abbastanza... No, anche no. No, perché per me l'ultima nazionale, io l'ultima volta che ho visto la nazionale è stata nel 2006. Ah, fino a che ha giocato Francesco. Sì, ti sei fermata lì praticamente. Ti sei fermata lì. Mi sono fermata lì. Dopodiché per me non c'era più una nazionale italiana. Vabbè, ce n'è un'altra di nazionale italiana. Non mi piace. Bravo, e questo bisogna. Cioè, se non piace bisogna dirlo. Non mi piace come gioca, non mi piace niente. Quindi... allora siamo. Gloria, siamo sulla stessa su tante cose siamo sulla stessa sintonia. L'importante è poterlo dire liberamente. Gloria, io ti ringrazio del tuo prezioso intervento. Ti auguro buon fine settimana. Asfaltiamo il Milan perché ne abbiamo le possibilità. Nessuna pietà a livello calcistico, chiaramente. Asfaltiamo, portiamoci a casa i tre punti, perché dopo la sosta ci aspetta veramente un periodo di fuoco, e lì vedremo la Roma quanto varrà, ok? Ti mando un abbraccio, Gloria. Anch'io a te, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ringraziamento, così mi ridate il microfono vicino alla simpaticissima Gloria Vaida. Vediamo la possibilità di avere un altro intervento. Grazie.